C'era una volta, tanto e tanto tempo fa, un popolo di maghi, streghe, fate e altri esseri fantastici. Ciascuno di loro conosceva il segreto del bene e del male e sapeva come usarlo. Abitavano le foreste e le paludi ed esercitavano i loro magici poteri con grande saggezza. Tutti, tranne uno. Taravas. È lui il veleno che corrompe. Lui il più malvagio, il più feroce, il più spietato, il più temuto, il negromante signore delle tenebre. La sua crudeltà genera solo odio. Tutti noi maghi ormai siamo perseguitati per colpa sua. Gli uomini diffidano di noi, credendoci partecipi delle sue oscure trame. E presto si uniranno e verremo banditi dalla luce. E saremo costretti a strisciare per sempre nell'oscurità. Dobbiamo evitare che questo accada. Bisogna riuscire a fermarlo. Ma come possiamo fare a raggiungerlo? Nessuno conosce l'ingresso del suo regno. Sì, è vero. Ma dobbiamo trovare... Zitti! Silenzio! Ora ascoltate. Anche Taravas può essere vulnerabile. Anche lui ha dentro di sé il proprio principio e la propria fine. Dobbiamo cercarlo e stanarlo, ognuno con l'aiuto della propria magia. Andate! Spargetevi nelle foreste, attraversate le montagne, frugate nei regni e nei castelli, in ogni angolo, nella più piccola porzione di mondo visibile e invisibile. Ma e mettetelo di fronte al segreto della sua maledizione. Con i tutti questa nebbia non si vede legno secco. Sono sicuro di quello che dico, ho sentito passi. È vero, c'è qualcuno. Svelti, in posizione mimetica. Torniamo indietro. Sento qualcosa. Non lo troveremo mai. Sì, sento qualcosa. La mia bacchetta mi dice che siamo vicini. Seguitemi. Avverto una presenza malvagia e tenebrosa. Il regno di Taravas è qui, è vicinissimo a noi. Una buona ragione per tornare indietro. Silenzio! Perché dovremmo essere proprio noi a trovarlo? E anche se ci riuscissimo, come faremo a dominarlo? È più forte di tutti noi. Siamo 4 contro 1. Unendo i nostri poteri possiamo sconfiggerlo. Sì, ma... Ma se non avete abbastanza coraggio, lo affronterò da solo. Segui il mio consiglio. Torniamo indietro. Lui è malvagio. I nostri poteri sono in grado di combatterlo. Lui è malvagio, troppo malvagio. È qui! La mia bacchetta ne è sicura! Scava, presto! Scava! Sì, subito! E adesso? Non si sente proprio niente, né il minimo fiato, né un sospiro. Fammi guardare. Guardate. Ma che cos'è? Muri. Io ho paura. Molto di strano. Che cosa? L'uomo. Che facciamo? Attenzione. Oh, non ha occhi e non ha braccia. Deve essere verme enorme. Somiglia molto di più a una radice. No, quella lì è spia. Una spia? Diamogli lezione, allora. Presto, ecco, ora legagli quella corda e tiriamolo giù. Ecco, eccoli, la vedo i suoi piedi. Che fanno?
corpo. Non riesco a capirlo, ma... Luisa! Mi hanno afferrata! Luisa! Mi stanno giù! Vi farò marcire tutti intrappolati in muffe ragnatele. E io vi trasformerò in tanti pidocchi. Non abbiamo paura di te, Carapace. Bene, allora peggio per voi, perché vostra magia non ha nessun potere qui nel suo regno. Obbedite. Ritaccete. La mia bacchetta. Ridatemi la bacchetta. È la mia unica guida. Presto. Basta con chi ha chiesto. Pazzi! Osate sfidarmi presentandovi al mio cospetto. Preparatevi a morire. Chi entra nel mio regno non ne esce mai più. Dov'è? Che aspetto ha? Il suo viso! Riuscite a vedere il suo viso? No. Vorreste vedermi? Vi concedo quest'onde. Guardate! Io sono la luce che vi illumina. Sono l'acqua che vi bagna. Sei il più astuto dei vaghi, Carapace! Ma sei anche il più crudele! Il più spietato! Vorresti annientarci tutti quanti? Vorresti essere tu il solo e unico mago vivente? Certo, è proprio così. E lo sarò. Io solo in questo mondo avrò il potere del bene e del male. È scritto nelle stelle. C'è scritto anche qualcos'altro nelle stelle, qualcosa che non sai! Che cosa? Parla! Non dirò niente finché ti nasconderai dietro una voce. Non sono solo una voce, sono molto di più. Posso essere tutti gli elementi che voglio, ma se l'acqua non vi piace, posso diventare fuoco. Ora siete intrappolati nel mio cerchio magico. Un cerchio di fuoco dal quale non potete uscire. E la mia magia vi farà parlare, che vi piaccia o no. Vuoi che parli? Bene, ti accontenterò. Perché sono qui per rivelarti la maledizione che pende su di te! Quale maledizione? No! Parla, vecchio! E sta pur certo che sarà l'ultima volta che lo fai. Presta attenzione alle mie parole, Carapace. Sto per metterti a conoscenza del segreto che presto ti condurrà alla rovina. Una notte di tanti anni fa, quando la strega Xelessia ti diede alla luce, le stelle predissero che il tuo destino sarebbe stato quello di diventare il più potente e il più crudele dei maghi. Ma dissero anche che un giorno il tuo potere sarebbe stato sconfitto. Per opera di chi? Tua, vecchio? No. Per opera di una giovane creatura mortale generata da un re. Prima che quel bambino compia l'età di 10 anni, la sua innocenza sconfiggerà la tua crudeltà e il tuo regno avrà fine per sempre. Stai mentendo. Perché non lo chiedi a tua madre? Lei sa tutto, ma a te non l'ha mai raccontato. Bugiardo. Non crederò mai alle parole di un vecchio pazzo e cieco. Perché non lo chiedi a tua madre? Tu sei inutile e fastidioso.
come una mosca. Il tuo futuro è segnato, Tarabas. Neanche la cattiveria da cui trai la tua forza riuscirà a modificare quello che è scritto nelle stelle. Interroga tua madre. Chiedilo a Xalessia, forse a lei crederai. Se vuoi conoscere cosa ti ha riservato il destino, domandaglielo. Ora basta con questi falsi presagi. Nessuno riuscirà mai a dominare il potere di mio figlio. Le tue predizioni non sono altro che una stupida commedia. Perché non ridi allora? Non puoi, perché sai che è vero. Coraggio, Xalessia, negalo. Tuo figlio sta per essere sconfitto per mano di qualcuno che è già nato e che riuscirà lì dove anch'io ho purtroppo fallito. Preparati, Tarabas, la tua fine è vicina. Non vuoi tacere, adesso ti chiuderò io la bocca. Perché li hai uccisi, madre? C'è un modo migliore per sigillare le loro labbra. Allora diceva la verità. Non dirmi che vorresti credere a un vecchio mago di terz'ordine. Perché non l'hai lasciato parlare? Adesso basta. L'argomento è chiuso, quindi non tormentarti. No, non è chiuso invece. Voglio conoscere il mio destino. Giuralo, madre. Dimmi che la predizione non è vera. Devi giurarlo. Non chiedermi di giurare. Io non posso farlo. Sì, ha detto la verità. È tutto vero. I tuoi poteri potrebbero essere annientati dal figlio o dalla figlia di un re, ma non so chi sia. Probabilmente quel mago lo sapeva e tu lo hai costretto al silenzio eterno. Nessuno può nuocerti. Nessuno può vincere i tuoi poteri. Non te l'ho mai detto solo per risparmiarti inutili preoccupazioni. Ma ho sempre cercato di farti capire che devi diffidare del mondo e devi considerare gli abitanti della Terra tuoi nemici mortali. Sarà meglio prendere delle decisioni prima che sia troppo tardi. Bisogna agire immediatamente. No, aspetta. Che cosa vuoi fare? Dove stai andando? Luce! Fatemi luce! Miei invincibili guerrieri, sorgete dal sonno senza tempo in cui vi ho incatenato e tornate ad animare le mie armate di pietra. Io vi restituisco la vita che vi ho preso, ma solo il tempo necessario affinché compiate il mio volere e portiate a termine la vostra missione. Svegliatevi ora, miei strumenti di distruzione. Varcate la porta degli inferi. Che questa polvere cadendo rianimi i vostri corpi dormienti e che la vostra forza si abbatta inesorabilmente su tutti i miei nemici. Morte e distruzione. Dove passeremo non resterà più vita.
Comandaci, grande Tarabas. Voglio che catturiate tutti i bambini nati da re e regine. Ogni figlio di re, maschio o femmina, appena nato o che stia già vivendo una delle sue prime 10 primavere, dovrà essere catturato. Tutti i giovani principi e principesse della terra dovranno essere miei prigionieri. Attaccate le città e i castelli. Siate vento e tempesta, ferro e fuoco, lutto e distruzione, angoscia e disperazione. Che le vostre lame si dissetino nel sangue degli innocenti e che i lamenti disperati delle madri e delle vedove accompagnino il mio trionfo. Nulla potrà fermarvi e non ritornerete fino a quando non avrete compiuto il mio volere e tutti i figli dei re della terra saranno prigionieri qui nel mio regno. Tutti i figli di re. Tutti i figli di re. Smettila di piangere, Carolina. Vedrai, presto arriveremo al castello. Non lascerò nessuno di portar via i nostri bambini! Ma non è grave. Beh, lo so che non è facile. Il vostro braccio deve essere il prolungamento della freccia e il vostro occhio il prolungamento del vostro braccio. Quindi l'occhio e il centro del bersaglio sono una cosa sola. Adesso liberate la mente e ritrovate in voi stessi il centro del bersaglio. Solo così non potete sbagliare. Ora guardate me. Beh, si sa, il primo colpo è sempre un po' traditore. Ma non per tutti. Romualdo. Continua tu, ti dispiace. Che cos'è? Volevi darmi una lezione? No, volevo soltanto dare una dimostrazione pratica ai tuoi allievi che nulla è possibile. Hanno combattuto come leoni, ma quei mostri non volevano conquistare il castello. Loro volevano rapire i nostri bambini. Povere anime innocenti. Le forze oscure del male si sono unite per rapire tutti i figli dei re. Verranno anche qui, non risparmieranno nessuno. Calmatevi, qui siete al sicuro, non abbiate timore, noi sappiamo come difenderci. Sì, ringraziando il cielo, il vostro castello è inespugnabile. Una volta sbarrati i portoni, nessuno potrà irrompere all'interno. Questa mattina il portone orientale era aperto per far entrare i mercanti. Vado subito a controllare. Sir Pickwood, radunate gli uomini! Troppo tardi! Sono riusciti ad entrare!
Voglio quei bambini. Dammeli! Dovrai passare sul mio corpo. Niente di più facile. Penso che sarei tu il primo a cadere. Non puoi uccidermi, perché io sono già morto. Loro seguiranno te e il castello sarà salvo. Ricordati, si possono sconfiggere con l'acqua. Presto, ai bambini! Allontanando gli invasori dal castello. Ma se lo prendono, che ne sarà dei bambini? I nostri figli. Non preoccupatevi. I piccoli non sono in pericolo. Coraggio, carogne! Venite a prendermi! Vai! Romualdo ha preso due bambolotti con addosso i vestiti dei vostri bambini.
Era l'unico modo per salvare il castello. Ma come hanno fatto a crederci? Come hanno potuto pensare che Romualdo avrebbe messo in pericolo la vita dei nostri figli? Beh, non sembra che siano stati gli unici a cascarci. No, fermati, aspetta, Pantaghiro! Dove stai andando? Quando si accorgeranno dell'inganno, Romualdo avrà bisogno di aiuto. Ma non sai nemmeno da che parte potrebbe essere andato. No, lo so, invece. C'è solo un posto dove può averli portati. Al fiume Chiomadoro! Ora basta, fermiamoci. Che ti prende? Dobbiamo interrompere la nostra ricerca. Sono io che decido quando bisogna fermarsi e adesso non è il momento. Quando il fiume comincia a sputar fuori pesci di pietra, penso che sia opportuno perlomeno cambiare strada. Come sarebbe sputar pesci di pietra? Va a vedere tu stessa e te ne renderai conto. Che cosa può significare? Vedo che anche tu non ci capisci niente. Io quando non capisco qualche cosa ho paura. E quando ho paura, francamente, preferirei darmela alzante. Alzante. Anch'io quando non capisco qualcosa ho paura. Ma per vincerla bisogna affrontarla. Ti è venuto in mente che potresti trovarti un altro cavallo? La tua vigliaccheria aumenta il mio coraggio. Non confondere la vigliaccheria con la prudenza. Prego. Consegnaci i bambini! No, mai! Serviva proprio un bel bagnetto. Almeno lavati i capelli, no? Forza! Li ho presi! Meglio morti che botti prigionieri! I bambini! A chi tocca adesso? Noi abbiamo perso i bambini, ma tu perderai la vita! Scusami, Pietra, ma non avevo altra scelta. No, Pantaghiro, non preoccuparti. Era tanto che non mi facevo un bel giretto. Teste dure però, quelli là, eh? È il tuo giorno fortunato. Adesso ritorna da chi ti ha mandato qui e digli che i figli di Re Ivaldo e di Re Cataldo sono morti annegati nel fiume. Lo hai visto con i tuoi occhi, non è vero? Alzati. Quei bambini ormai non ci sono più. Non disturbatevi a tornare indietro a cercarli. È andato tutto a perfezione. Il piano ha funzionato. Ce l'abbiamo fatta, amore mio. Sembra proprio di sì. E non torneranno più da queste parti. Ma non ricordo di averti chiesto di seguirmi. Come potevo restare barricata dentro al castello sapendo che eri in pericolo? Non credevi che me la sarei cavata? Non ti fidavi di me? No. È solo che soffro quando non
ti sto vicina. Voglio dividere con te i momenti belli, ma anche quelli brutti. Non sopporto l'idea di starti lontana. Ma noi staremo sempre insieme. Fino alla fine dei tempi, amore mio. Diventare anche tu di pietra. Quei demoni hanno infestato il fiume con il loro incantesimo. Non ricordi, pesci? Non posso lasciarlo qui. Va, chiedi aiuto agli elfi della foresta. Romualdo è sempre stato loro amico. Ci aiuterà. Hai ragione. Sveglia! Sveglia! Svegliatevi, creature della foresta! Giù al fiume, c'è bisogno di voi! Il principe Romualdo è in pericolo! Sveglia, dormiglioni, sveglia! Allora, hai trovato qualcuno? Ho fatto tutto il possibile, non ho più voce. Dov'è il principe Romualdo? Che cosa gli è successo? Siamo pronti ad aiutarlo. Che cosa possiamo fare per lui? È caduto nel fiume e chiunque tocchi quest'acqua in un attimo diventa di pietra. Vi prego, dobbiamo salvarlo. Volentieri. Ma se ci bagniamo, anche noi diventeremo di pietra. Non possiamo entrare lì dentro. Ma noi sì! Noi non corriamo pericoli. Non possiamo diventare più pietra di quello che già siamo. Andiamo, presto! Possiamo salvare Romualdo. Forse c'è ancora una possibilità. Regina degli Elfi, una tua parola può cancellare le mie lacrime. In nome del mio amore perduto, ti prego, parlami. Nessun amore è mai perduto. Mai perduto.
finché vive la passione nel cuore di chi ama. Il mio cuore batte solo per Romualdo, ma un incantesimo malvagio lo ha reso di pietra. E quello stesso sortilegio trasforma in roccia chiunque tocchi il vostro fiume. Lo so, Fantaghiro. Il vento mi ha raccontato quello che è accaduto. Finché quei soldati contamineranno le sue acque, il fiume rimarrà maledetto. Ma i miei elfi rimuoveranno i loro corpi uno dopo l'altro, rigenerandolo a nuova vita. E puoi riuscire a riportare in vita anche lui? Di una cosa puoi essere certa, Fantaghiro. La sua generosità e il suo coraggio non potranno mai spegnersi. Se i poteri che la natura mi ha donato sono in grado di risvegliarlo dal suo sonno di pietra, farò tutto il possibile. Ma prima devo venire a conoscenza di quale incantesimo lo ha trasformato. Venite presto, formate un cerchio intorno a me. Sento un fuoco nero che brucia dentro di lui. E acqua. Acqua che scorre violenta sulle fiamme, senza però riuscire a spegnerle. Fiamme alte che bruciano la terra e galleggiano nell'aria con una cupa malvagità. Formano alcuni simboli di un'antichissima scrittura. Ora il fumo si sta diradando. Riesco a leggere quelle lettere. È un nome che viene dagli abissi del passato. Un nome che... Regina! Dove sei? Qual è il nome? Dimmi solo quel nome! Chi ha lanciato l'incantesimo? Non posso, Fantaghiro. Quel nome è proibito agli esseri mortali. È il nome di colui che è contro le leggi della natura e degli uomini. Sono pronta ad affrontare qualunque pericolo per Romualdo. Nessuno può opporsi a lui. Arrenditi, Fantaghiro. Non hai speranze. No, non mi sono mai arresa. E non lo farò adesso. Romualdo ha sempre amato e rispettato la natura. I tuoi animali, le tue piante. Perciò ti prego. Ti prego, regina, dimmi quel nome. Conoscerlo non ti aiuterà a dimenticare. Ma io non voglio dimenticare. Voglio combattere. Allora preparati alla battaglia più dura della tua vita. Perché dovrai affrontare l'essenza stessa del male. I poteri della malvagità personificata. Perché questa volta il tuo nemico è Tarabas. Piantatela di piangere! Ho detto basta! Non voglio sentirvi più! Zitti! Smettete di piangere! Avanti! Camminate! Muovetevi! Fate quello che vi diciamo! No, lasciate pure che piangano. I loro lamenti sono come musica per le mie orecchie e per quelle di mio figlio. Il cielo del loro terrore mi mette molta allegria. E adesso che succede? Avete smesso di fare i vostri piagnistei? Come mai, bambini, non vi faccio paura? O forse lo spavento è tale da avervi tolto anche il respiro? Ah! È un buon segno per l'avvenire. Divertiremo molto insieme. O perlomeno mi divertirò io. Allora, sono tutti qui? Non è rimasto nessuno libero. Abbiamo perlustrato tutti i territori a nord e a ovest. Sono quasi tutti i figli dei re della zona assegnataci. Come quasi? Ne mancano solo due.
i figli di Re Cataldo e di Re Ivaldo. E perché non sono qui con gli altri? Stavamo per prenderli, ma sono annegati in un fiume. Dove sono finiti i loro corpi? In fondo al fiume. E perché non li avete recuperati? Non potevamo buttarci in acqua, saremmo diventati di pietra. Ma che peccato! Avete disubbidito a mio figlio, adesso dovrò punirvi. Non potevamo prendere quei corpi. Ve l'ho detto, sono finiti nel fiume. Non mi interessa, era soltanto vostro il problema, non mio. Sono stanca di parlare. Ora basta. No, non è sufficiente per quello che hanno fatto. Perché accontentarsi di una sola punizione quando se ne possono infliggere due? Specialmente quando la seconda può essere veramente definitiva. Ma adesso torniamo a noi. Allora, come posso sbarazzarmi di voi eliminando le vostre anime stupide e inutili? Poveri piccoli. Chi ha parlato? No, noi no. Sono stati loro. Sono stati loro. Bene, molto bene. Ma che bravi. Gli spioni hanno sempre un posto speciale qui nel mio cuore. Quanto a voi due... Ti chiedo perdono. Parole sono scappate di bocca senza volerlo. Sentito, e io confesso. Pietà. Mi è venuta fame. No. Ho ancora fatto colazione. Al mattino adoro mangiare verdure crude. No, ho paura, ti prego. E adoro i vigliacchi. Ma no. Non posso permettermeli tra le mie guardie di palazzo. Mi dispiace. Proprio no. No. I tuoi spuntini riducono i nostri servizi di sicurezza. Le carote e le patate sono presenti in tutte le stagioni e sono sempre la sua portata di mano. Finché qualcuno non mi dirà come liberarlo da questa sua prigione. I nostri indovini stanno interpretando i simboli magici. La risposta è sempre la stessa, però. Soltanto un bacio, il bacio di un amore vero, potrebbe risvegliarlo dal suo sonno mortale. Non funzionerà. Aspetta! Fino a quando non tenterai, non potremo saperlo. Devi provarci. Questa è l'unica possibilità. Tu lo sai quanto ti amo. Lo sai con quanta forza il mio cuore batte per te. Possa questo bacio riportarti in vita. Non ha funzionato. Oh.
probabilmente è perché non ti amo abbastanza. O perché sei caduto in quel fiume maledetto per salvarmi la vita. O forse è perché è morto. Lui non è morto. Lo sento, so che non è morto, ne sono certa. Noi due siamo stati insieme così poco tempo. E avevamo tante cose da fare. So che dentro questa corazza di pietra c'è ancora un alito di vita, prigioniero di un incantesimo malvagio. Ma tu devi aiutarmi. Se solo potessi darmi un segno, la mia pena diventerebbe coraggio. E poi farei qualunque cosa per liberarti. Il nostro amore è più forte di ogni maleficio. È ancora vivo. Strega bianca! Dove sei? Ritorna da me! Ho bisogno del tuo aiuto! Ne ho bisogno ora più che mai! Non era te che chiamavi. Saetta, anche tu qui. Non sei felice di vederci? Certo che lo sono. Mi siete mancati, sapete? Ma stavo chiamando la strega bianca. La strega bianca purtroppo non può sentirti, perché ormai ha perso tutti i suoi poteri magici. È andata in pensione, ora vive in campagna. Forse possiamo aiutarti noi. Grazie, ma non posso coinvolgervi. È troppo pericoloso. È da molto tempo che non facciamo una buona azione. Ti prego, Fantaghiro, eravamo al servizio della strega nera, ma per fortuna tu ci hai insegnato quanto è bello essere buoni. Lassù fra le nuvole non succede mai niente di interessante. Voi siete molto gentili, ma non so come potreste aiutarmi. Tu vorresti riportare in vita Romualde. Come lo sapete? Beh, è semplice, da lassù vediamo tutto, o quasi. Spiare quello che fate durante il giorno sulla terra voi mortali è l'unico divertimento vero che abbiamo. Romualde è vittima di un incantesimo malvagio potente. Ma ogni incantesimo può essere spezzato. Bisogna solamente scoprire come. Ma non ci riusciresti né tu, né la strega bianca, né noi. E sai perché? Perché solo una mente altrettanto malvagia può trovare il rimedio. Una mente come quella della strega nera, per esempio. Ma la strega nera non è più di questo mondo. Lei è esplosa in mille pezzi. No, no, i pezzi non sono poi così tanti. E forse possiamo escogitare un modo per trovarli tutti. Aspettate, amici miei, è troppo pericoloso. Non sappiamo neanche se ci riuscirete. Lasciaci perlomeno provare. Vieni 2 ore dopo l'alba nei sotterranei del castello. Fidati di noi. Silenzio! Non sopporto i loro lamenti. Non vuoi andare qua? Tornare a casa. Smettetela di piangere, è un'ora. Così almeno potrò dormire. Se sento ancora una parola, giuro. Sì, che... certo, è meglio toglierli di mezzo, è inutile correre rischi. No. Perché no? Perché voglio sapere chi di loro è destinato a sconfiggermi. Che cosa cambia? L'importante è che tu sia più forte del tuo destino. Voglio sapere come può l'innocenza sconfiggere il male. Non mi possono uccidere perché sono immortale. Non possono privarmi dei miei poteri perché sono infiniti. Allora in che modo? Possono annientare il mio regno. È meglio non cercare una risposta a questa domanda. La strada della conoscenza è rischiosa. Ascolta il mio consiglio. Sbarazzati di loro. Ricorda quello che ti ho insegnato. L'unica maniera per farsi rispettare è quella di farsi temere. Gli umani sono malvagi per natura. E l'unico modo per evitare di diventare loro preda è superarli nella malvagità. Se non ti avessi insegnato questo, dubito che saresti ancora in possesso dei tuoi poteri. Ma almeno non vivrei in un mondo di oscurità e di silenzio.
nutrito soltanto dall'odio e dal disprezzo. Tutti ti temono e ti invidiano. Nessuno può eguagliare la tua forza, i tuoi poteri. Sì, hai ragione, madre. Tu hai avuto sempre ragione. Bene, allora cominciamo. No! Prima voglio parlare con loro, ad uno ad uno. Allora? Niente. Eppure è qui che quando mi sono trasformato in una freccia ho colpito la strega nera. Quindi è chiaro che quello è il posto sbagliato. Quando è esplosa, il suo corpo si è sparso tutto intorno. Ecco, guarda! Questo potrebbe essere un suo pezzo. Fa vedere. Sì, è troppo nera per essere una pietra. Leccala tre volte. Mi fa schifo, leccala tu. Non posso. Vomiterei. Ti lamenti sempre che non ti faccio fare niente. Tieni. Tutti uguali voi uomini, i lavori peggiori li lasciate alle donne. E fai! Mi hai preso per una caramella? Presto, mettila contro il sole. Non ho il diritto di essere lasciata in pace nemmeno chiusa in una pietra. Questa è la testa, ora cerchiamo il resto. Guarda, questo è un altro pezzo. E un altro. Lo dicevo che era qui. Ci siamo. Essere proprio tutta. Ce l'hai della polvere di nuvole? Sì. Ma mi sa che forse non basterà per tutte queste pietre. Non è un problema. Cominciamo dalla testa. Dunque, qual era la testa? Non me lo ricordo. Eccola, deve essere questa. Sei sicura? Sì. Benissimo. Passami un po' di polvere. Allora, butto sopra e la testa dovrebbe apparire. Oh, aiutami, fai basta! A presto! Buttala ancora, ancora! Eri proprio sicura, eh? Dai sempre a me tutte le responsabilità. Questa qui sembra più chiara delle altre. Forse è quella giusta. Ci proverai tu stavolta. Finalmente! Perché ci avete messo tanto? Che sfacciati a farvi vedere dopo avermi mandato in pezzi senza pietà! Credevo di essere perfida, ma voi due siete peggio di me! Mi dispiace deluderti, ma la nostra è stata una buona azione. Ah, questa è divertente. Avete fatto esplodere una povera strega cattiva che faceva solo il suo dovere e avete la faccia tosta di chiamarla una buona azione? Per una persona buona lo è. E hanno sempre ragione le persone buone? Non lo sappiamo, ma pensiamo di sì. Siamo ancora alle prime armi nell'arte della bontà. Stiamo cercando di diventare buonissimi. Oh, per favore, risparmiatemelo. Siete sempre esagerati voi giovani. Mi fate venire il voltastomaco. Ma che cosa sto dicendo? Non me lo sento lo stomaco. Non sento nemmeno altro. Che mi avete fatto? Non ditemi che mi avete trasformato in una specie di tavolo. No, ti abbiamo tirato fuori solo la testa. Allora tiratemi fuori anche il resto. Non mi dispiacerebbe sganchire le gambe. Cosa aspettate? Questo dipende da te. Ti daremo il resto del tuo corpo a condizione che accetti di aiutare per una volta Fantaghiro. No, oh, quell'orribile creatura è di nuovo in giro a creare problemi. Ma non doveva sposarsi e mettere su casa? Lei vorrebbe tanto. E che cosa può volere da me quella stupida saputella che le faccio da damigella d'onore? No, voglio solo sapere che cosa devo fare per riportare in vita Romualdo. Oh, non sai che piacere mi faccia vederti implorare, Fantaghiro. Vederti così disperata, depressa, scoraggiata. Senza il tuo grande amore. Romualdo è rimasto vittima di un incantesimo che l'ha trasformato in una statua di marmo. Tu sei l'unica al mondo che possa aiutarmi. E per quale ragione dovrei? Perché se lo fai, riavrai il resto del tuo corpo. Mi state facendo uno sporco ricatto. Non mi avevate detto che volete diventare buonissimi? Adesso basta. Mi stai solo facendo perdere tempo prezioso. Avanti, dimmi che cosa devo fare. Chi gli ha lanciato l'incantesimo? Tarabas,
Carabas! Sappi che esiste solamente un modo per liberare il tuo amato Romualdo, un bacio. Ma non illuderti, non sarà sufficiente un tuo semplice bacio, cocchina. Quello che dovrai ottenere è il bacio impossibile. Che cos'è il bacio impossibile? Tu devi baciare, capisci? Baciare Tarabas. E nessuno può avvicinarsi tanto a lui da provarci. Nessuno sa precisamente dove sia. Nessuno lo sa, nemmeno io. Se è un suo bacio che serve, io lo troverò. E anche ammesso che tu ci riesca, perché mai Tarabas dovrebbe disturbarsi a baciare proprio te? No, ma che cosa state facendo? Cosa state facendo? Mi avevate fatto una promessa! Ecco fatto, ben ti sta. Ma perché, Fulmine? Noi le avevamo promesso... No, è meglio di no. A me non sembra un comportamento giusto. Vuoi che la strega nera torni in circolazione a fare del male? Aveva la nostra parola. È un'azione cattiva, vero? Sì, ma per una buona causa. Voi mortali vi rigirate le cose come vi pare. Ma mi sentirà. Aspetta solo che lo trovi. Tieni, prendi questo. Quando ci soffi dentro fischia. Sarà il nostro segnale. Se lo sentirò, capirò che hai bisogno di me. Buona fortuna, Fantaghirò. Anche a voi, amici miei. E grazie ancora. E quindi che cosa sono? Non bastava portare già il tuo peso sulla schiena? Sono pieni d'acqua. Hai intenzione di attraversare il deserto? Esiste solo un modo per riuscire a trovare il regno di Tarabas. Seguire i suoi soldati. E finora l'unica cosa che li ha fermati è l'acqua. Senza l'acqua ci farebbero a pezzi. Allora perché ne abbiamo una scorta così piccola? Prendine ancora. Non è pesante a pensarci bene. Sei sicuro di voler venire con me, Chiomadoro? Staremmo via parecchio tempo, lo sai, no? Fa qualche differenza se ti rispondo di no? No, non molta. E allora non chiedere la mia opinione. Almeno posso consolarmi pensando di non avere scelta. Basta con le chiacchiere, andiamo. Ogni minuto e un minuto in più senza Romualdo. Allora, senti. Chi sei tu? Rispondi. Chi sono i tuoi genitori? Qual è il regno che loro governano? Io... Possibile che non riesca a tirarti fuori una parola di bocca? Faccio tanta paura da paralizzarti. Mi trovi repellente. No, mio signore. Voi non siete così brutto, no. Rispondimi avanti. Perché mi trovi orribile? Perché siete tanto malvagio. Ah, davvero? Malvagio? Voi invece conoscete soltanto la bontà, l'altruismo, l'amore. Voi siete tutti degli angioletti. Non conoscete la cattiveria. Tarabas, come puoi perdere tempo con queste nullità? Pretendere qualcosa da loro è impossibile. Non saranno mai capaci di un puro e semplice atto di cattiveria. Poveri piccoli. A che servono? Sono troppo spaventati per parlare. Non sapremo mai chi di loro era destinato a sconfiggerti. E poi chi ci dice che il figlio di re che stiamo cercando è qui? Come sappiamo che è tra queste misere creature? Non dimenticare che c'è un altro gruppo in arrivo. Stai morendo di paura, eh? Perché? Io non ti farò del male. Ascoltami bene. Se mi risponderai, ti darò tutto quello che vorresti avere. Qualunque desiderio si materializzerà con la mia magia davanti ai vostri occhi. Volete delle caramelle? Eccole! Ma che cosa aspettate? Su, avanti! Prendetele! Non ti piacciono le caramelle? Allora una cioccolata calda.
non ti viene in mente qualcosa di buono? Quello di cui sei più goloso. Qualunque cosa l'avrai. Qualunque cosa. Non c'è desiderio che io non possa esaudire. Domanda. Io sono qui per accontentarti. Avanti. Avanti. Non avere paura, posso darti tutto quello che vuoi. Io un desiderio lo sto pensando. Bravo. Molto bene. Esaudito. Figlio. Figlio mio. Era questo che desideravi tanto. Mamma, papà. Lascia andare mio figlio e combatti da uomo se ne hai il coraggio. Avanti. Mamma, battiti mamma. Con me. I desideri sono solo ombre. Siete così piccoli, così fragili, così insicuri. Eppure uno di voi ha il potere di distruggermi. Qual è il segreto di questa maledizione? Ti scongiuriamo. Abbi pietà. Lasciaci andare. Facci rivedere la luce del sole. La luce del sole. E va bene, avrete quello che chiedete. Portate fuori i bambini. Oh, presto, 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 avete sentito gli ordini? Via. Attenzione, muovete i bambini. Stai in ordine. State in silenzio. Ecco, signore. Perché continui a perdere tempo con loro? Perché fai tutto quello che ti chiedono? Voglio solo che smettano di aver paura. Sta attento, figlio mio. Più quei bambini perdono i loro timori, più rischi di perdere i tuoi poteri. Volevate la luce del sole? Ecco, ce l'avete. Vi spaventa il mondo sotterraneo? Vi ho riportato nel vostro. Perciò sorridete adesso. Basta con questo patetico piagnisteo. Qui non è come a casa. Come a casa? Casa, casa! Sapete pensare sempre solo a questo? Volete una casa? Eccovela! Vi piace, non è vero? Il tetto è di caramellato. Le mura sono di marzapane. Le sedie di zucchero candito. I letti di squisito budino al cioccolato. Le decorazioni sui muri sono fatte di caramello e pistacchi. E la casa è piena di vasi riempiti con panna montata. Farebbe la felicità di qualsiasi bambino del mondo. E sono sicuro che saprete apprezzare quello che ho fatto per voi. Non avete assolutamente niente da temere qui dentro. Ora potete non avere più paura. Invece ce l'abbiamo. A noi non importa di cosa è fatta la casa. Dentro ci vogliamo le persone che amiamo. Amore. Amore, amore. Detesto quella parola. È possibile che solo l'amore possa ridarvi il sorriso? Se voi volete veramente vederci sorridere, allora lasciateci liberi, signore. Oh, certo, lo farò. Sì, lo farò. Prima però voglio sapere chi di voi è legato al mio destino. E come? E perché? Ma finché non cominciate a parlare non potrò scoprirlo. Non ci aprirete la bocca con le vostre caramelle. Te l'avevo detto, era più facile torturarli. Vi rifiutate ancora di parlare? Beh, pensateci. Quando vi sarete decisi a farlo, e sono sicuro che lo farete, bussate per 3 volte
su questo fungo. E se dovessero abbattere le mura? Sta tranquilla. L'unico modo per farlo è mangiarle. E io lo renderò impossibile. Adesso ti farò vedere come. Userò tutta la mia magia. E tutta la mia cattiveria. Bene. Ora riconosco mio figlio. No, ti prego, no. Non uccidermi. No! Interessano i cavalli come te. Cercano i bambini. Io non sono così vecchio, in fondo. Zitto e aspettami qui. Del trono. Devi salvarlo. Lo ucciderà se non gli consegna sua figlia. No, coraggioso cavaliere, è tutto inutile. È arrivato il momento per me di attraversare il fiume della morte. Tu chi sei? Io sono Fantaghirò. La principessa guerriera, ti hanno mandato gli dèi. Voi non morirete. Vostra maestà, forse posso ancora... No. No, è troppo tardi. Ma mia figlia... La mia piccola smeralda non l'hanno ancora presa. La affido a te. Cercala. Trovala. Si è nascosta. È così piccola e indifesa. Promettimi che ti prenderai tu cura di lei. Ve lo giuro, maestà. Lo giuro sul mio onore. Stalle sempre vicino. Difendila, proteggila. Prego, Fantaghirò! Oh.
ti nascondi? Vieni allo scoperto e combatti se ne hai il coraggio. Come puoi portare via i bambini alle loro madri e ai loro padri? I sovrani ai loro popoli? Come puoi essere così crudele, così spietato? Mostra il tuo coraggio, Tarabas! Ti odio e ti sfido! Accetta la sfida di una donna che combatte solo per amore! Vieni allo scoperto e combatti se ne hai il coraggio! Dove ti nascondi? Ti odio e ti sfido! Accetta la sfida di una donna che combatte solo per amore! Mostra il tuo coraggio, Tarabas! Ti odio e ti sfido! Accetta la sfida di una donna che combatte solo per amore! Solo per amore! Per amore, Tarabas! Dare ascolto all'eco della voce degli uomini. Ma quella è la voce di una donna, madre. È soltanto una stupida esaltata. Sono stato sfidato da draghi e da demoni, da streghe e da maghi, da re e da principi. Ma mai prima d'ora, mai ero stato sfidato da una donna. Perché mi odia fino a questo punto? Il suo odio dovrebbe essere musica per le tue orecchie. No. Devo scoprire il perché. Io devo scoprirlo. Voglio saperlo. Io non capisco, Tarabas, perché hai tutto questo desiderio di saperlo. Abbiamo distrutto nemici di ogni genere, senza mai preoccuparci dei loro perché. Devi preoccupartene adesso? Perché ora conosco il destino che mi attende. So di non essere più invulnerabile. Che cosa vuoi fare? Voglio andare nel mondo dei vivi, per vedere come è fatta quella specie di stupida esaltata che mi cerca per sfidarmi. Smeralda! Sei lassù! Aspetta, non scappare! Scendi da lì sopra, d'accordo? Io scendo quando mi pare, tu piuttosto esci immediatamente da questa stanza. Vattene via. Mi ha mandato qui tuo padre. Gli ho fatto una promessa. Sono venuta per salvarti. Perché non è venuto lui a prendermi? Non lo sai che là fuori c'è una battaglia? La battaglia c'è anche qui. Ah, è così. Mi provochi, allora vuoi la guerra. Credi di poter rompere il baldacchino? I baldacchini non sono la mia specialità. Comunque proviamoci. Giusto. Allora guerra sia! Fa come ti dico prima che mi innervosisca. Smettila di fare la stupida e scendi immediatamente, mocciosa! Ti ho detto scendi! Scendi tu! E va bene, mi sei costretto. Ora fai la brava bambina e mi ubbidisci, va bene? Io ubbidisco a chi mi pare! Lasciami, lasciami! Beh, una bella peste!
No! Non guardare! Pensavo che fosse così difficile salvare qualcuno. Io non voglio venire via con te. Non hai altra scelta. L'ho promessa a tuo padre. No, non vengo con te. Mi sei antipatica. Non vuoi? Beh, è un peccato. Sai perché? Laggiù ci aspetta un simpatico cavallo parlante. Non è vero, lo dici soltanto per convincermi. Sono piccola, però non sono mica stupida. Va bene, io ho fatto del mio meglio. Resta pure qui. Ma non è una bugia. Io ce l'ho davvero un cavallo parlante. Almeno vieni a vederlo. Facciamo così, se non parla, sei libera di andartene. Ti va? No! No! Attenta! Corri! Hai visto? Te l'avevo detto che è pericoloso. Ma davvero il tuo cavallo parla? Chiamadoro! Dai, Chiamadoro! Di qualcosa! Parla! Ecco la prova, lo sapevo che eri una bugiarda! Chiamadoro, per favore, di qualcosa a questa ragazzina prima che sia troppo tardi! Se non parli, giuro che ti do un pugno sul naso! Io non parlo con gli strani! È vero, parla! La bambina! Guardate, là! Prendetela! Presto! Presto! Non c'è un minuto da perdere! È inutile! È meglio arrenderti! No! Ti stiamo circondando! Io non mi arrendo mai! Ho un'idea! Vieni! Dentro al pozzo! Questo è un gioco che facevo sempre quando ero piccola. Tieniti forte, eh? Io ho paura. Ferma! Venite a prenderci. Qui c'è acqua sufficiente per pietrificare tutti quanti. Tiriamola su! Non ce la faremo mai! Aiuto! Pronta a saltare! Ti sei fatta male? No, no, mi sono divertita tantissimo. Possiamo farlo un'altra volta? Ecco una volta! Quando vi siete stancate, chiamateci! Se ti senti coraggioso, vieni qua giù a prenderci! Non c'è fretta! Possiamo aspettare qui per giorni e giorni! Hai visto in che guaio mi hai cacciata? Non avevi detto che mi dovevi salvare? Calma! Forse so come fare. Spero che funzioni. Ora ci proverò. Carino quel fischietto, è per me! No, non è per te. Ah! Aiuto! Io ho paura dei lampi. Non devi. È la mia amica Saif. Io non volevo farmi un bagno. Ma che cosa è successo? Come siete finite qui dentro? Beh, il problema adesso è come poter uscire. Saif, non so se puoi fare quello che sto per chiederti. No, no, buono. Buono. Carolina! Carolina, presto, vieni a vedere. Fantaghiro, è tornata. Romualdo, hai aperto gli occhi. No, ma giù nel cortile. Vieni a vedere, dai. Indietro, indietro. Per favore, indietro. State indietro, state indietro.
Non è un'impresa facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Cerca anche di fare presto, o ci congeleremo. Stringete i denti e fidatevi di me. Le frecce, presto! Mirate solo al cavaliere, la bambina la voglio viva! Pensi che Saetta ce la farà? Non lo so, ma non c'è rimasta altra possibilità. Arcieri pronti! Mirate! Presto! Mettiamoci sotto al secchio! Mirate tutti insieme! Scoccare! Al prossimo tiro siamo fritte, non è vero? Ho paura dei tuoni! Non ho mai sentito un suono così bello! Questo è un tuono amico! Mirate! Scoccare! Hai sentito? Preparate altre frecce! Sì, stanno per tirarci addosso altre frecce! No, guarda! Sta piovendo! Sì, sta piovendo! Fulmine festa, ce l'hanno fatta! Siamo salve! Non avrei mai creduto che mi facesse tanto piacere una giornata di pioggia! Sono stati meravigliosi! Sono stati loro a salvarci! Fateci passare! Ferme! Vogliamo arrivare a noi! Vogliamo mangiare il nostro principe! State calmi! Ferme! Si può sapere che cosa sta succedendo? Di che diritto parlate? Perché siete venute qui al castello? Vogliamo baciare il nostro principe! Vogliamo baciare Romualdo! È un altro diritto! Non potete negarcelo! Fantaghiro ha fallito! Vogliamo provarci noi! Chi lo sa? Forse saremo più fortunate! Sì, ha ragione! È vero! Qualche legge lo proibisce? Sinceramente penso proprio di no. Beh, va bene, potete baciarlo. Oh, mio principe! Calma! Calma! Non salite tutte quante insieme. Per favore, mettetevi in fila. Chi di noi riuscirà a risvegliarlo con un bacio avrà il diritto di sposarlo. Che ne pensi? È la tradizione. Sia quello che vuole il destino. Oh, mio dolce principe, sei l'immagine della bellezza, bello come un sogno, bello come un sogno. No, solo una volta, una. Ero sicura di riuscirci. Fare un sonnellino? Oh no, sono sveglissima io. Bene, se cavalchiamo tutta la notte, all'alba saremo al mio castello. Mi hai rapita? No, come sarebbe? Ma che idee ti vengono in mente? Scusa, allora che cosa ci vengo a fare al tuo castello? Che cos'era? Un uccello. A me sembravano mille. Quando l'oscurità scende sulla foresta, tutte le cose sembrano più grandi e più pericolose. Ma non c'è niente da temere. Eccolo, guarda!
laggiù ti voleva cavare un occhio, ma io con la mia fionda l'ho sistemato. Ti ringrazio. Sei stata molto coraggiosa. Non ho fatto niente di speciale. Comunque così siamo pari. Tu hai salvato me e io ho salvato te. Se vuoi puoi riposarti, io posso aspettare. No, non mi piace questo posto. Andiamoci. È stato quell'uccellaccio. Come vi sentite? Un grosso rapace. È piombato giù dagli alberi. E mi ha ferito sull'occhio. Fate molta attenzione. Potrebbe ritornare. Non credo proprio, ha già avuto il fatto suo. Avete perso il vostro cavallo? Il mio cavallo? No, perché? Quindi viaggiate a piedi? Sì, sempre. Perdonateci, signore, ma dobbiamo andare. Vogliamo attraversare la foresta prima dell'alba. Viaggerete tutta la notte? Non credo che sia saggio attraversare la foresta da sole. Vi prego, permettetemi di scortarvi. No. Digli di no, non mi piace quest'uomo. E pensate di scortarci a piedi? No, certo che no. Non avevate detto cosa? Che... Io stavo scherzando. Mi diverte sorprendere. Andiamo, mia signora. Con me non avrete più nulla da temere. Bravo, Taratas. Chiunque esse siano, conducili alla rovina. Portale alla distruzione. Festeggia il primo viaggio che hai iniziato nel mondo dei mortali, sacrificando quelle due inutili creature per celebrare la gloria del nostro odio eterno. La mia lassù.